tutti cristalline e cristalline, come leggete da titolo, oggi vi farò vedere un'altra parte del mio regalo di compleanno. Come vi avevo detto, avrei registrato più parti perché sono veramente tantissime cose. E quelle di oggi saranno riguardanti un po' tutte le decorazioni. Alcune sono per resina, alcune si possono utilizzare anche per il make-up e le unghie. Poi ci saranno anche tanti di quei, oddio, come si chiamano? Quei sciarmini, ciondolini per realizzare orecchini, eccetera, eccetera, che mi diverte tantissimo realizzare, ma che non indosso mai. Vabbè, sarà contenta mia sorella. Iniziamo! Allora, io inizierei dalla cosa più semplicina. Allora, a parte il codice, magari in questo video cerco di farvi vedere i codici senza... Eccola qua, ho preso semplicemente della fruttina perché in realtà io l'avevo ma non la trovo più. E niente, quindi ho fatto l'ordine. Non appena ho fatto l'ordine l'ho ritrovata la rotellina con la fruttina, quindi vabbè, male non fa. Mi pare di averla pagata tipo 90 centesimi una bustina, non male, tante frutti diversi, carini. Alcuni non capisco che siano, tipo questo, cos'è, tipo un limone strano. Cioè il limone, cioè, ma il limone azzurro ne vogliamo parlare? Questo di sicuro non c'è, cioè il limone rosa, ma magari è pompelmo. Il limone azzurro non ne ho idea, neanche questa cosa qua, cos'è, una carota, un fiore? Ok, carine. Poi sempre come decorazione ho preso queste di qua, che sono delle scagliette di madreperla, che sicuramente andrò a inglobare perché non si possono usare per le unghiette, sono veramente giganti. Guarda che riflessi, wow. Questo di qua è il codice. Sono veramente belle queste, sono super riflessate, guarda queste. Ok, questa è contenta, mi piacciono. Come sempre vi dico che i prezzi di queste cose sono 1 euro, 2 euro, non di più. Cioè qualcosa che sarà costato 3 euro in mezzo a tutto questo pacco giga enorme, cioè sicuro. Perché calcolate che sono tipo 70 pezzi e ho pagato 100 euro qualcosa, compresi gli sconti. Quindi sicuramente se era tutto 1 euro avrei preso più di 100 pezzi. Quindi qualcosa che è costata di più c'era. Poi ho preso questi di qua che in realtà, cioè io non vi so dire se sono dei tipo basil, gli open basil, o degli accessorini. Mi piacevano questi con le rose. E vedete, c'è già anche il gancino. Non lo so, li trovo carini e li ho presi. Questo è il codice per fare degli orecchini. Poi ho preso queste farfalline di qua, perché come ho già detto varie volte, come Veronica sa, perché io e Veronica, la bambina mai cresciuta, ci siamo confrontate su questo argomento. Io ho detto che ho il terrore delle farfalle vere, però adoro la forma delle farfalle e le farfalle in sé. Cioè, ho paura solo che mi volino addosso, quindi ovviamente non potevo non prendere le farfalline. Sono fantastiche, sono super delicate. Volevo prendere, tra l'altro sono super sottili, cioè me le sto accorgendo ora. Queste di sicuro le posso piegare. Sì, no, vabbè. Ok, perfetto. Bellissime, d'oro, codicino. Queste mi piacciono tantissimo. Belle. Poi ho preso, sempre per la mia passione e mania per le foglie, che tra l'altro non ho neanche il pollice verde, perché ormai le piante muoiono subito. Questo codice. E ho preso queste foglie. Tra l'altro io adoro il rumore che fa tipo l'SMR. Non lo so, mi piace tantissimo queste cosine. E direi che ho preso abbastanza cose oro, guardando qua. Cioè non ho preso quasi niente di argento. E anche qui contenta mia sorella, che dice che di oro ne indossa e ne mette poco, mette più l'argento. Io ho preso tutto oro proprio per lei, wow. Ed ecco qua le foglioline. E per continuare con l'oro, altre foglioline. Anche queste sembrano super iper sottili, sì, come le farfalle. Questo è il codice. Mi piacciono un sacco. Tra l'altro per il costo che hanno sono un sacco di pezzi. Tipo 50 pezzi, 20 pezzi, dipende cosa. Sì, sono super sottili anche queste, verranno facili da piegare. E continuando, faccio vedere il codice.
ho preso questi di qua, che sono i cermini o dei ciondolini, non so, a forma di cuoricino, argento, questa volta argento. Anche questi sono un bel po', cioè tipo una vita intera mi dureranno, perché io più di due, tre non è che ne userò. Va bene. Sempre argento, questo di qua è il codice, ho preso queste lune. Che non si vedono bene, vediamo se... Allora, questa ve la faccio vedere così, perché dentro il pacchetto non è che si vedono granché, sono coperte dal codice. Eccola qua. Mi piaceva il fatto che aveva, diciamo, il gancino sia sopra che sotto, perché qua ho detto si può inserire qualcosa, non lo so, quando le ho viste mi sono piaciute, mi ispiravano e le ho prese. Poi ho preso delle monachelle, non ricordo se queste le ho già prese una volta, le ho riprese, comunque semplicemente non mi ricordo se mi servivano delle monachelle oro o delle monachelle argento, non le trovavo, ho detto vabbè, prendo questo pacco che come vedete sono di tipo 4-5 colori diversi, cioè rame, bronzo, oro, argento e mi sembra tipo queste scurissime, non so. Vabbè, comunque sono tantissimi colori, di sicuro ho detto qua trovo quello che mi serve a secondo di quello che creo. Continuiamo, stavolta con l'oro, ho preso questi mini fiorellini, guarda che carini. Questi qua hanno tipo il doppio gancino pure d'oro. Sì. E li trovo adorabili, questi sono ancora più sottili di quelli forse. Questo di qua è il codice, belli, mi piacciono questi, ma questi mi piacciono un sacco. E poi ho preso delle lune, ho un po' la fissazione per l'universo, le stelle e le lune, si è visto. E vediamo un po', è una bustina dentro, cioè plastica su plastica, non c'era bisogno ma va bene. Ed è questa luna con la stellina, mi piace tantissimo. Voilà. È un botto di plastica in tutto ciò. Sempre per abbellire la creazione eccetera eccetera, ho preso queste nappine. Allora, ho preso queste di qua, che le ho pensate più che altro per il segnalibro. E poi ho preso invece queste di qua, piccine piccine, che sembrano, non lo so, sembrano le fiorellini, non lo so, bellissime. Questo è il codice. Mi piacciono tantissimo, soprattutto questo colore, wow, bello lilla, mi piace. Avrei preferito magari una coppia di ogni colore, perché vedo che alcuni, tipo questo è bellissimo, questo è bellissimo, ma è solo uno, quindi non potrò farci degli orecchini, il che mi lascia un po'... Poi ho preso un botto di questi fiori da inglobare. Allora, questo è il codice. Alcuni di questi, se non sbaglio, sono casuali, nel senso, appunto il colore lo decidevano loro, e credo che questo sia, oddio, non saprei dirvi che colore è, perché ne vedo alcuni rosa, alcuni viola, forse un po' un misto. Magari non era questo quello casuale, mi sto sbagliando, ma comunque questo è il codice, mi piacciono tantissimo, non vedo l'ora di inglobarli. E poi ho preso le farfalle, che ho preso queste rosa, sono bellissime, con il cuoricino, adoro, alcune sono proprio belle, cioè questa di qua sembra proprio bellissima, wow. Dei fiori, allora, questi di qua li ho presi, sono 40 pezzi, sì, questo è il codicino, ci sono anche di un altro colore, vi faccio vedere pure il codicino dell'altro, e sono questi fiori di qua, che ho scelto direttamente il colore, perché il mio colore preferito ovviamente è il blu, e l'ho preso, però nelle creazioni, il rosa mi piace tantissimo, e le rosa, questi, le rose rosa mi piacciono davvero tanto, quindi ho preso anche questi e alla fine mi sono ritrovata tipo con un botto di questi fiori, perché già sono 40 insomma più di 200 stickerini. Bene, contenta. Sempre per i vari accessorini ho preso questo, oddio, come si chiama, mini trapano,
Questo è il codice con tutte le punte, perché il mio si è spezzato malamente, cioè si è spezzato a metà. Sono rimasta malissima quando è successo e per fortuna non mi sono fatta male. Poi ho preso decorazioni varie, queste sono sia per le unghiette che per la resina. Altre farfalle, sì, come vi dicevo prima, le farfalle mi stanno invadendo casa. Queste di qua sono davvero bellissime. Soprattutto queste di qua rosa che sono dei riflessi fantastici. Sono tutte un po' olografiche, belle, mi piacciono. Questo è il codice. E poi ho preso questi di qua che in realtà sono tipo delle... Non ho capito se sono dei flakes o quei pigmenti a scaglie, perché cioè vedete che tipo se metto così sembra tutto un unico strato, quindi devo ancora capirlo. Questo di qua è il codicino, magari tutti questi glitter che vado trovando qua sopra che sono tipo fantastici sono proprio loro, lo spero perché sono bellissimi. Poi questa è una delle cose che è costata di più, questo me lo ricordo, mi sembra che costa 7, è venuto tipo 5 euro. Questo è il codice e questo è il set, cioè vedete cosa, non so se si vede, tutti i colori che fanno. Cioè questo ad esempio, visto così è giallo e poi così è totalmente blu viola, è fantastico, questo mi piaceva davvero tanto. So che è una delle cose più costose ed ero indecisissima se prenderlo, poi ho detto ma insomma è il mio compleanno, è il mio regalo, scegliamo quello che mi piace. E l'ho preso, sempre come pigmento, ho preso questo di qua che appunto diventa da viola a verde, non so se è verde si riesce a vedere, viola lo vedo, verde un po' meno, e anche questo di qua, pagato pochissimo, mi sembra 1 euro, col pennellino, molto carino. Poi ho preso questi di qua che sono, oddio, come si dice, tipo quelle foglie... Non so se si chiama tipo foglia laminato, tipo la foglia oro, però tutte colorate. Si è spezzettata un pochino qua, si vede. E non vado ad aprirla perché non voglio perderla in giro. E poi direi che questa è l'ultima cosa perché già vedo che il video è durato un bel po'. Ho preso questo di qua e anche di questi io ricordo di averne presi 2. Però ora ne vedo 1. Sempre di controllare, questo è il codice e sono i post-it con gli unicorni. Oh mio Dio, guarda che bello, io adoro gli unicorni. Se è un po', cioè, fracassato, non so se si vede, però oh mio Dio, no vabbè. Allora parliamone, io potrei tipo innamorarmi di questi di qua. Wow, ma sono bellissimi! Ma come fai a usarli? Cioè, sono troppo belli. Ma poi ci devo scrivere sopra, no? Questi di qua, tipo tutto galassia, pure altra cosa che io adoro. No, bellissimo, ok? Questo tra l'altro è il secondo, l'altra volta ne ho preso un altro e mi è arrivato verde. Questo è nettamente più bello. Peccato che sia un po' rovinato, però bello, bello, mi piace. Il codice ve l'ho già fatto vedere, ve lo faccio rivedere. E niente ragazzi, questa punterà la seconda parte. Probabilmente ci sarà solo un'altra terza parte perché stanno un po' finendo le cosine da farvi vedere di questo mega gigapacco. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!